Il 4 novembre del 1921 veniva tumulato il milite ignoto nel sacello dell'Altare della Patria a Roma. Nel centenario di questo evento, il giorno dell'Unità Nazionale, in cui si celebra anche la giornata delle Forze Armate, il 4 novembre rafforza il suo significato, ricordando anche la fine della Prima Guerra Mondiale, terminata il 4 novembre del 1918 con l'armistizio di Villa Giusti, che sancì la resa dell'impero austro-ungarico all'Italia, consentendo agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria, questa mattina in piazza Garibaldi a Pescara si è tenuta la cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche dell'arma che hanno presenziato l'alza bandiera, la benedizione della corona d'alloro da parte dell'arcivescovo Tommaso Valentinetti e la deposizione della stessa al monumento ai caduti. Giancarlo Di Vincenzo, prefetto di Pescara, il significato di questa giornata? Essenzialmente due parole. La prima unità, la figura del milite ignoto, la figura di un solo milite, a simbolo di tutti gli oltre 600.000 morti tra i militari italiani nella Prima Guerra Mondiale, senza indicare proprio il valore dell'unità, e tutti ci dobbiamo riconoscere nei valori della patria, della nazione, del nostro paese, e soprattutto il valore del sacrificio, che dobbiamo interpretarlo nel senso letterale. Sacrificio non significa esclusivamente rinunciare a qualcosa, ma rinunciare a qualcosa a favore degli altri, quindi a favore della nostra comunità, a favore della nostra famiglia, a favore del nostro paese. A qualche chilometro di distanza, anche Montesilvano ha celebrato la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate con la seconda edizione del Villaggio degli Eroi, allestito nell'area del Paladin Martin, dove i rappresentanti dei corpi di sicurezza e delle associazioni volontarie di soccorso hanno raccontato a studenti e cittadini l'impegno profuso quotidianamente a difesa della legalità e della sicurezza per la società civile. Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano. In occasione del 4 novembre, peraltro quest'anno un 4 novembre importante perché ricorre il centenario del milite ignoto, abbiamo pensato di riproporre il Villaggio degli Eroi, che è una mostra statica di mezzi delle forze dell'ordine, delle forze armate, che praticamente è aperta alle scuole scolaresche. Abbiamo voluto dare un messaggio relativo a quello che tanti uomini in divisa hanno fatto in passato e continuano a fare e faranno in futuro, un'attività molto molto importante che può garantire, come è stato fatto in passato da chi ha preceduto, insomma, gli uomini in divisa di oggi, a garantire la sicurezza, a garantire la pace. Questo è molto importante perché è un messaggio che in un giorno come questo è importante appunto dare soprattutto alle future generazioni. Da questo la denominazione di Villaggio degli Eroi, perché al di là dei supereroi della televisione esistono in realtà delle persone che ogni giorno con il loro lavoro appunto assicurano tanto ai cittadini.